Il film precedente di Gioacchini, Proprietà privata, ha trovato distribuzione nel nostro paese, è stato un film che è uscito nelle sale l'anno scorso, era in concorso a Venezia, questo film invece ha fatto parte della selezione del Festival di Cannes l'anno scorso. Io volevo innanzitutto complimentarmi con il regista perché questo è un film, secondo me, bellissimo, è un film estremamente interessante perché pone domande, non dà alcune risposte, soprattutto non le impone allo spettatore. Dopo aver visto tanti film che parlano di sesso, molto voyeuristici a volte, come spesso capita, altri film che parlano solo d'amore, mi riferisco in generale al cinema contemporaneo, questo è un film che finalmente parla di educazione sessuale, che è l'unico argomento veramente tabù ormai nel cinema. Io volevo domandarle questo, è un film tra l'altro in cui si riscopre un concetto molto greco di paideia che è stato dimenticato anche dal cinema secondo me. Volevo chiederle una cosa, in Italia la sessualità è assolutamente tabù, un film del genere creerebbe uno scandalo enorme, quindi io mi auguro che qualche distributore avveduto lo possa acquistare. Lei cosa ne pensa della politica italiana, in particolare della reclusione assoluta causata dal Vaticano in questo paese? Grazie. Je l'ai dit, la sexualité des adolescents regarde les adolescents, la sexualité des adultes regarde les adultes. Il me semble que moi j'ai pas vécu à l'époque des Grecs antiques. Et cosa pensa la politica del Vaticano in generale? Non, mais la question, moi ce qui m'intéresse c'est la question avant. C'est Allora dunque, come dicevo prima, la sessualità degli adolescenti riguarda gli adolescenti, quella degli adulti, gli adulti. Io non ho vissuto ai tempi dei Greci, sto rispondendo alla domanda, cioè alla prima domanda, che in realtà è quella che mi interessa di più. Ma il y a beaucoup d'hommes... Enfin, c'est dans les procès pour abus ou pour pédophilie, il y a souvent des hommes qui disent « Oui, mais vous savez... À l'époque grecque, ça posait pas de problème. Beh, molto spesso nei processi per pedofilia o abuso ci sono persone che dicono ma lo sapevate, al tempo dei Greci questa cosa non creava dei problemi. Però ça peut être une manière de ce que je voulais montrer c'est que ce qui est très dangereux c'est le discours et la théorie. Quello che volevo mostrare è che la cosa pericolosa è il discorso e la teoria. I discorsi e la teoria. Però capisce che ci fosse un processo ipotetico dove se succedesse in Belgio sarebbe una cosa, se succedesse in Italia sarebbe un'altra, anche a causa del Vaticano. Non, mais si que les adolescents soient curieux, qu'ils aient des questions sur leur identité sexuelle, c'est normal. Mais que quand un adolescent va vers un adulte et lui pose des questions et que cet adulte lui dit « Viens, je vais te montrer comment on fait » ou « Qui tu es ?» ça devient problématique. Quando cioè è normale il fatto che gli adolescenti siano curiosi, che ricerchino, sperimentino con la loro identità sessuale, la cosa pericolosa è quando un adolescente va da un adulto e questo adulto gli dice « Guarda, vieni, ti mostro io qual è la cosa giusta, qual è la cosa da fare. » Et sur le alors sur la politique du Vatican, bon moi je suis pas italien, je connais pas assez bien ce que je constate quand même vu de l'extérieur, c'est que qu'il faut lutter quoi. Io non sono italiana, non conosco abbastanza bene la politica italiana. Quello che posso dire osservando le cose dal di fuori è che bisogna lottare. Je pense que ce qui fait qu'il y a un abus dans mon film c'est en effet que les adultes ont du mal à répondre ou à n'ont pas pris le temps de réfléchir aux réponses qu'il y a à donner. Et ça pour moi, ça me prouve que en effet, la question de la sexualité reste... que ça soit une énigme, c'est normal. Et ça doit le rester. Mais je crois que c'est encore trop souvent un problème plutôt qu'une énigme. Il perché, il motivo dell'abuso nel mio film, per me riguarda il fatto che gli adulti non
in un certo modo non si prendono il tempo, non riflettono consciamente al perché di quello che dicono, di quello che fanno. E il sesso sicuramente è un enigma, ma scusate, il sesso sì è un enigma, ma per molti adulti continua a rimanere un problema. So thank you for coming to Torino. Thank you for your wonderful film. Moi, je suis. Ce qui me paraît aussi très important, c'est que cette question de la différence des générations et du respect des générations, ça concerne les homosexuels, les bisexuels, les hétérosexuels. C'est une question collective. Quello che ci tengo ancora a dire, che per me è molto importante, è che la questione delle differenze e del rispetto tra generazioni è una questione che è collettiva, che riguarda tutti, riguarda gli omosessuali, gli eterosessuali, i bisessuali, i transessuali. Grazie a Joaquin Lafosse, noi siamo molto felici di poterlo avere a Torino, crediamo che sia uno dei talenti, insomma, dei talenti del cinema contemporaneo. So for us it's really a pleasure to have you here in Torino. Your film is just wonderful, and this is the Festival Opinion, and we think that you are one of the most important directors now. Thank you.